Siamo in tanti perché questo è un momento storico, è la prima volta che un governo in Europa chieda ai propri cittadini di esprimersi su comunque qualcosa che toccherà il futuro di un popolo. Per cui è un esempio positivo, al di là di quello che sarà l'esito finale, poi è evidente che si spera, noi speriamo che possa vincere il no, quantomeno anche per dare un maggiore potere contrattuale a un governo come quello di Syriza, che vuole, perché ha scelto questo, continuare una trattativa per strappare un accordo migliore con il potere centrale della Troica. Ciononostante, per noi è essenziale essere qui, sostenere il popolo greco e far capire anche all'opinione pubblica italiana che quello che sta avvenendo qua è democratico. E le cose antidemocratiche sono avere un premier non eletto da nessuno, Renzi, che dice prende i voti dicendo che farebbe delle cose e fa tutto il contrario. È un governo come il Partito Democratico che governa insieme ad Alfano. Questo non è democratico. E non è democratico che la Camera ha una maggioranza incostituzionale abusiva del Partito Democratico esclusivamente grazie a un premio di maggioranza, quello del Porcellum incostituzionale, lo dice la Corte. Cioè tutte le leggi che vengono approvate alla Camera sono drogate essenzialmente da una maggioranza abusiva, perché il PD alla Camera non ha preso più voti di tutti, li abbiamo presi noi, ma siamo la metà del Partito Democratico per via del Porcellum. Questa non è democrazia. Non è democrazia che le banche siano state salvate con i soldi dei cittadini. Non è democrazia che Renzi dice non possiamo pagare i debiti della Grecia, è evidente che non li dobbiamo pagare noi, ma parla lui che deve ancora pagare i debiti da parte della pubblica amministrazione alle aziende private, o continua a pagare i vitalizi a condannati e lì vanno a finire i nostri soldi. Cioè non è democratico che uno come De Luca sia governatore, anche sì è stato votato, ma è un condannato. Questo non è democratico. Invece sembra che non sia democratico un referendum dove sceglie il popolo sul proprio futuro. Noi stiamo sostenendo la vera democrazia. La posizione di Syriza sull'euro è molto chiara, diciamo, quella delle 5 Stelle è un po' più ambigua. No, veramente è chiara anche la nostra, solo per adesso sono posizioni diverse, infatti è giusto quello che lei dice. E tra l'altro ci ricorda quanto il Premier Renzi abbia fatto disinformazione parlando di un referendum tra euro e dracma, non è assolutamente così. Questo è un referendum che chiede ai cittadini: volete accettare quest'ultimo ultimatum da parte della Troica, sì o no? Se dite no, noi vi garantiamo che avremo maggiore peso contrattuale per strappare un altro accordo. La nostra posizione è chiara, noi l'abbiamo presa una posizione, ormai siamo sicuri che euro e austerità siano due facce della stessa medaglia e non puoi combattere una senza combattere l'altra, o l'altro in questo caso. Ciononostante stiamo costruendo un referendum, sperando che venga votato in Parlamento, per chiedere ai cittadini, per fare un referendum consultivo, cioè quindi è una posizione ampiamente democratica. E Syriza non è ad oggi per l'uscita dall'euro, legittimo, gli facciamo i nostri migliori auguri. Ripeto, noi pensiamo che l'euro sia una gabbia dal quale occorre liberarsi, come l'austerità, ma non ti puoi liberare dall'austerità se non ti liberi da una gabbia. Noi non stiamo nell'euro, stiamo nel marco. Noi abbiamo parlato con molti cittadini greci che comunque all'idea di uscire dall'euro, per quanto stiano male ad oggi, comunque sono terrorizzati. Ed è il motivo per cui molti domani voteranno sì. Voi cosa rispondete a chi la pensa così in Grecia e in Italia? Se votano sì, ripeto, sbagliano, perché il referendum in Grecia non riguarda l'euro. Questa è disinformazione che hanno fatto e cercano di terrorizzare i cittadini proprio su questo. Io sto vedendo un terrorismo mediatico veramente incredibile in Italia come in Grecia. Ai cittadini italiani noi ricordiamo che tutte le cose che dovrebbero accadere qualora uscissimo dall'euro, disoccupazione alle stelle, perdita di potere e competitività industriale, perdita di posti di lavoro, riduzione dei salari, tutte queste cose drammatiche stanno già succedendo restando nell'euro. Questa è la nostra posizione, però ripeto, non è la posizione Syriza, ma non è importante, perché dobbiamo avere le posizioni identiche su tutto, su tante cose siamo diverse, ma noi siamo qui per sostenere un metodo e sostenere una scelta democratica che può segnare il futuro dell'Europa nei prossimi anni. Però voi avete posizioni diverse su molti temi, tant'è che è arrivata anche una risposta un po' stizzita, diciamo, da Syriza, dicendo, tracciando le numerose differenze che ci sono tra Syriza e 5 Stelle, dicendo che i 5 Stelle vorrebbero cavalcare il successo di Syriza, quando in realtà Syriza è un partito di sinistra, 5 Stelle no, tant'è che sta nel Parlamento Europeo con Farage. Sì, io ricordo sempre a molti cittadini in Italia che Syriza sta governando anche grazie ad un partito, diciamo, di nazionalista di ultradestra qui in Grecia, perché ha scelto di portare avanti una determinata battaglia e doveva fare un governo. Noi in Europa volevamo un gruppo essenzialmente autonomo, è quello che abbiamo ottenuto. Io consiglio soltanto di valutare quello che noi votiamo.
cioè ci piacerebbe come parlamentari italiani e europei essere valutati e giudicati sulla bontà delle leggi che depositiamo, sulle battaglie politiche che facciamo e sui voti, perché non ho mai ricevuto in 2 anni che sono in Parlamento una critica davvero puntuale su un voto, ecco qui avete votato una schifezza, io non l'ho mai ricevuta e fondamentalmente io sono pagato per votare se ci pensate. Per cui ecco, forse ancora riflettere eccessivamente sulle differenze ideologiche, che per carità ci staranno, noi dobbiamo essere tutti uguali, però qua c'è un potere centrale che ci sta distruggendo, ci sta fottendo il futuro oltre che i soldi, e stanno salvando, ripeto, le banche qui in Grecia con i soldi dei cittadini greci, con i sacrifici da parte del popolo greco, e così sta avvenendo e avvenuto in Italia. Credo che se ci concentrassimo più sull'individuazione del nemico vero, che oggi, ripeto, sono gruppi di potere che girano, no? Persone in giacca e cravatta, ma sono più pericolosi dei criminali di mafia capitale, che al confronto sembrano davvero dei rubagalline. Ecco, se ci concentrassimo su quel potere, probabilmente riusciremmo a sconfiggerlo più brevemente, diciamo più velocemente.